Benvenuti a una nuova puntata di GSN Italia. Oggi sono in compagnia di Laura Tomasi che parteciperà con me a questo allenamento da 50 minuti. Sei pronta, Laura? Sì, dai. Iniziamo. Vai. Ok, allora. Partiamo con un minuto iniziale di assestamento, sarà un riscaldamento tranquillo nella prima parte. Abbiamo un minuto a livello 1, ricordiamo i livelli vanno da 1 a 10, poi 2 minuti a 3 e 1 minuto a 4, dopodiché 2 minuti a 1 e poi si andrà in crescendo con blocchi da 3 minuti alla volta, quindi 3 minuti a 4, 3 minuti a 5, 3 minuti a 6 e 3 minuti intensità 8. Laura, sei pronta? Perché 8 vuol dire andare già fuori soglia, cioè, non so te come ti trovi con questo tipo di allenamento, se li prediligi quando sei a casa. Intanto tra 5 secondi andiamo a fare 2 minuti a livello 3. Ok, 80 pedalate, 2 minuti livello 3 di intensità. Tu come ti trovi negli allenamenti indoor in questo tipo di sforzo? Bene, generalmente, soprattutto questo periodo che fa, dove fa freddo, facciamo indoor per evitare di avere di stare male, di compromettere la preparazione, quindi sono ottimali sicuramente. Diciamo che non sei un atleta che va a cercare rogne, nel senso allenarsi con la pioggia, il freddo, se si può evitare meglio. Poi si evita, sì. Sicuramente capita anche di doverla prendere in bici, certo, durante l'uscita, per carità, però se già la mattina piove, nevischia, uno ha il suo rullo, monta sopra e si allena sul rullo. No, la logica dice questo. Cercare di evitare di star male e compromettere la preparazione è ottimale. Dopo poi ti metti lì in casa, un po' di musica che ti accompagna e fai la tua sudata. La serie TV anche, volendo, oppure un video di GSN Italia, o no? O sì. Quindi abbiamo 45 secondi al prossimo step, un minuto, intensità 4. Piano piano iniziamo a sudare, è giusto andare un po' per gradi, non è una tabella dove ci sono degli sprint, ci sono dei blocchi abbastanza lunghi, hanno intensità alta, di soglia, fuori soglia, che alla fine comunque chiederanno il conto, perché fisicamente ti stanca una roba così, non è una passeggiata. No. È un tipo di lavoro però che dà poi i suoi benefici, sicuramente per mantenere la condizione è ottimo. Sì. Allora, 3, 2, 1, prossimo step, un minuto a 4 di intensità. Allora, pedalate. 105 pedalate. Sì, alziamo un pochino le pedalate. Ne avevo 94. Aumentiamo un pelo. Secondi ancora, poi 2 minuti a livello 1 a 80 pedalate, quasi un recupero insomma, prima di ricominciare con il lavoro in crescendo, in progressione. Quindi 105 pedalate, 10 secondi. Laura, qui approfittane, recuperare bene la prima parte di scaldamento, perché dopo iniziano i problemi. 2 minuti bassissima intensità, proprio consiglio sempre di accompagnare il pedale. Livello 1 non sarà guardato dopo le pedalate, 80 pedalate, 85, tranquillo, fai girare le gambe, se sono anche 75 le pedalate, 85 non cambia niente. Sì, perché poi c'è un livello in crescendo che ti porta a essere più stanco alla fine. Sì, cara, hai visto? Che roba, cioè sono 3 minuti in crescendo, 4 volte 3 minuti, sempre l'intensità più alta. 4 volte. Quindi inizieremo con 3 minuti di intensità 4, 80 pedalate, dopodiché
3 minuti intensità 5 stesse pedalate, 3 minuti a 6, quindi siamo già tra medio e soglia 6, e 3 minuti a 8 a 5 pedalate, Lauretta! 3 minuti a 8 si fa sentire! Inizia a essere impattante la situazione, invasiva! No, non è facile, non è passeggiata! Tu sei abituata, corri nel ciclismo professionistico, quindi sforzi sono all'ordine del giorno, questi sforzi, quindi sicuramente ormai, però sai, fase invernale di preparazione, il fisico si dimentica un po' a volte degli sforzi cattivi, rimuove assolutamente, non sa più cos'è, e intanto bisogna ricordarglielo al proprio fisico com'è la storia. Quindi 20 secondi, iniziamo in 3 minuti intensità 4, quindi leggermente sotto il medio, 80 pedalate, 5, 4, 3, 2, 1, ok, vediamo le pedalate, perché... ok, ci siamo, 80 pedalate precise, 3 minuti, le pedalate sono giuste, Laura? Sì, 80. Ok. Sta iniziando a sudicchiare un po', inizia a sudare un pochino, anche se qua è tutto bello arieggiato, però sai. Io sono persone che... Sarebbe ottimale avere un ventilatore anche a casa, così non sudi. Sì, è un bel ventilatorino wow che abbiamo la fortuna di avere in questo momento, ma va bene qualsiasi tipo di ventilatore, qualcosa che faccia girare l'aria in casa. Io tiro giù un centimetro di zip perché inizia ad avere un po' di caldino. Intanto il primo minuto di questa prima trance di lavoro, da 3 minuti se n'è andata, ovviamente non so come lavori durante la preparazione invernale, ma cosa buona e giusta fare anche un po' di palestra, sì, non solo bici, palestra, camminate, nuoto, e nella prima parte sicuramente dimenticare anche un po' la bici da strada per poi prenderla. Noi diciamo sempre, se uno ha la possibilità, fare anche un po' di mountain bike o altro, sì, andare un po' in mezzo al fango, che sia tutto l'anno per correre con la bici da strada. Esatto, voi che siete stradiste, intanto bevo un goccio di cotte di bere, mi raccomando, per non disidratarsi, sì, perché soprattutto se non si ha un ventilatore o comunque non sei in una zona arieggiata, sì, si perdono tantissimi liquidi, ti svuoti proprio, sì. Un po' di acqua, tanto mancano 50 secondi alla fine del primo step, ricordo, prossimo step 3 minuti livello 5, medio, diciamo che è il medio, sì, medio. Medio, quindi un ritmo che si sostiene senza grossi problemi, no, senza soffrire esageratamente. Io sto già soffrendo leggermente, però è ancora sotto controllo la situazione, finché stiamo dentro il livello 6 e la cavo ancora. Ma sì, dai, siamo... Allora, 10 secondi al prossimo step. Tre, due, uno. Ale. Sempre 80 pedalate. Tre minuti. Abbiamo detto prima, livello 5, siamo al medio, e diciamo che il medio, se non sei comunque allenato, cioè devi fare attenzione, sì, cioè, sarebbe sempre la cosa giusta anche quando si inizia una preparazione, se sei un agonista, ma anche una persona che vuole fare corse, fare dei test prima di iniziare la preparazione invernale per vedere
quali sono i propri valori di partenza. Che sicuramente poi cambiano durante l'anno, no? Esatto, sì. Esatto. Poi a chi ci segue, ci sono anche persone che utilizzano una ciclette in casa che è là tutto l'anno a prendere polvere, viene proprio utilizzata, rispolverata per fare un po' di sudate online. Tu conosci qualcuno che usa la ciclette per fare allenamenti indoor? Ciclette no. Sudare sul serio? Ma coi rulli e la bici, sì, parecchie persone. Quindi sì, diciamo, ci sono tante persone che anche non solo per colpa del maltempo utilizzano i rulli, ma anche perché hanno poco tempo. Durante la settimana rientrano magari tardi dal lavoro, è già buio, vogliono fare un'ora intensa e la cosa migliore sono i rulli. Comunque è un allenamento valido, sicuramente, e lo puoi fare a qualsiasi orario della giornata, a qualsiasi temperatura e tempo atmosferico. Esatto, la temperatura la puoi settare tu, se hai la fortuna di vivere nel appartamento con l'aria condizionata, un bel ventilatorone e via. 40 secondi al prossimo step intanto. Prossimo step sono 3 minuti, intensità 6, quindi siamo tra il medio e la soglia. Piano piano si alza, a salire. Alziamo l'asticella, ragazzi. Quindi un po' inizia il countdown. Se vuoi andare tu col countdown, quando siamo a 10, 10 per secondi. Dare un po' di brivido. 5 e si aumenta. 3, 2, 1, ale. 3 minuti intensità 6, sempre 80 pedalate. Man mano che andremo avanti si parlerà sempre meno, perché col fiatone sotto sforzo la fatica. Fare conversazione diventa sempre più problematico. Sto guardando se stai sudando. Io sudo nettamente di più, proprio non c'è storia. Io Giorgio vabbè, sudiamo... è normale, ci sta, sì, dai. Sì, siamo diversi, poi da uomo si butta fuori di più, non c'è niente da fare. Per me Giorgione sì, siamo... no, in effetti una roba incredibile. Tu sei un atleta, io sono un ex atleta ormai, un ex professionista che ho smesso già da 3 anni. Allora ci sta. Si fa molto presto a perdere la condizione del professionista, eh? Cioè, il giorno che smetterai, ti auguro il più tardi possibile, vedrai in poco tempo, se non ti alleni con dedizione, quanta condizione si perde. Beh, eh? Si vede già quando si smette fine stagione, no? Stai 2-3 settimane. Esatto. E è quasi come ricominciare da capo. Tu quanto stai senza bici? Va proprio senza allenarmi, senza far nulla, 2 settimane. E poi ricomincio con la palestra, nuoto, attività varie. La bici da strada verso dicembre. Allora, ragazzi, attenzione, concentrazione, manca meno di un minuto al prossimo step. Se non sbaglio, prossimo step dice 3 minuti, intensità 8. Quindi andiamo sopra la soglia. Cioè, inizia a diventare un'intensità molto invasiva, uno sforzo vero importante, e proprio. Sì. Però mi raccomando, se e vedete che quel ritmo, anche le no, quel ritmo non riuscite a tenerlo per 3 minuti, calate leggermente. Ah, sì. Cioè, capito? Se questo mi parte, dice intensità 8, dopo 30 secondi sta esplodendo, non va bene. No. Deve essere un ritmo a 8, ma che tu tieni per 3 minuti. Ci siamo, eh?
10 secondi. Vai. Siamo, siamo. 3, 2, 1. Ale, 105 pedalate, eh? Una cadenza alta a tenere. Non è niente facile, cara Laura. Non so tu come te la stai cavando. Perché è bella pimpante. Si fatica. Intensità 8. Dura, eh? Siete il mio fiatone da cane San Bernardo. Altri 2 minuti. Bravo, guardaci tu, guardaci tu, perché concentrato io. Faccio una fatica. Puoi tenere anche le pedalate. Si deve spingere. 171 battiti. Siamo a metà. Siamo a metà, siamo a metà. Brava Laura. Sempre sul pezzo. Che lucidità. Che lucidità che ha Laura. Allora, dopo questo step non è finito, ovviamente. Però ci saranno 2 minuti di recupero dove accompagneremo i pedali. Ultimo minuto. Brava Laura. Dai ragazzi. Lo so, è dura, è dura. Dura per tutti qua. Sì. Ex pro, pro. Casalinghe, operai, amatori. Tutti. Chi è in bici, chi è in cicletto. Tutti, tutti, tutti. Qualsiasi mezzo a pedali, privo di motore. 30 secondi. Dai, anche poco. Mamma mia. 10. Dai, abbiamo quasi scollinato, come essere in salita, bisogna scollinare ragazzi. 3, 2, 1. Recupero. Ma io ve lo dico, non guardo 80 pedalate, faccio quello che sento per recuperare. L'importante è non smettere. No, di pedalare. Il movimento e ascoltare. Ascoltare il proprio corpo, vero? Giusto Laura, mamma mia. Perché ci aspettano dopo 12 minuti impegnativi. Volevo fare almeno un minuto senza pensarci, però iniziamo a pensarci da secondo di recupero, invece ovviamente giustamente tu mi riporti i piedi per terra, la realtà, la cruda realtà. Allora, come diceva Laura, una volta finito il recupero, avremo 6 minuti intensità 6, quindi tra il medio e la soglia, 6 minuti 80 pedalate. Poi, step successivo, altri mi trema la voce, mi trema, parla tu perché io non la sento. Altri 6 minuti ad intensità 7, sempre 80 pedalate, quindi ormai in soglia. Sì, 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 soglia, 7 per 6 soglia, minuti. Soglia piena, esatto, soglia piena. Mi raccomando, dico, lo ripeto, se hai un'intensità troppo alta, che non riuscite a sopportare, calate leggermente, cioè non, nessuno vi dice niente, è sempre comunque allenante. Ma sì. Cioè, se invece che andare a 7, vai a 6 o a 5, cioè, potete farlo, fare pedalare, la prossima volta andrà meglio, migliorerete, però. Assolutamente. Lauretta, qua siamo al countdown.
lo dico. Ormai 10 secondi. E vabbè. 5, 4, 3, 2, 1. Iniziano i 6 minuti intensità 6 tra il medio e la soglia. 80 pedalate. Qui come fare una salita. Sì. Una salita regolare. Tu come te la cavi in salita? Non è il mio terreno preferito. Ah, ma. Però sì, questo simula un bel allenamento sicuramente. Per migliorare. Sì. Ma tu comunque sei più una passista. Sì. Sei forte in pianura. Sì, una passista veloce e. Sei un atleta da. Quindi la salita non è il mio forte. Adatta alle gare in Belgio. Sì. Beh, diciamo, dai, vedi. Un atleta da nord. Sì. Sono ancora giovane, quindi faccio fatica a dire bene che corridore sono, però. Classe 99, effettivamente. Ragazzi, forza e coraggio. Comunque abbiamo superato una grossa fetta di allenamento. Alla fine di questi 6 minuti siamo a metà. Sì, sì. Quasi passata la metà, dai. Sì, dai. Comunque siamo in compagnia. Sudiamo perché ovviamente. Ci divertiamo, chiacchieriamo. Non è come essere seduti a bere una birretta e mangiare patatine, sicuramente. Quello lo potete fare dopo, una volta finito il vostro allenamento. Per reintegrare. Reintegrare, potete permettervi la birretta, per fare lo stravizio con qualche senso di colpa in meno, giusto? Decisamente. Ovviamente è giusto anche recuperare, cioè non è il massimo magari della birretta una volta finito, però sicuramente vi rilasserete sul divano. E lì parte poi l'abbiocco, perché già fare i rulli comunque porta un po' di sonnolenza, una volta finito ti senti sì, svuotato. Sì, ti senti svuotato. Svuoto se non bevi a sufficienza, ricordati di bere. Mi raccomando, Laura, non ti disidratare. Ci avviciniamo sempre di più verso la prima parte di questo step. Sono già quasi andati 3 minuti dello step a livello 6, siamo vedi la soglia. Questa salita pedalabile regolare, che più vai avanti più ti affatichi. Fatica, ovvio, però ti affaticherai tre minuti, ti affaticherai molto di più quando dovrai andare a 7, soglia piena, altri 6 minuti in soglia piena, livello 7. Però prima finiamo questo step, c'è ancora. Sono ancora 2 minuti e 30 da percorrere. Tu ascolti anche musica quando ti alleni? Sì. Indoor? Sì. Metti le casse, massimo volume. Aiuta un po' a sentire meno la fatica, a spingere sì. Un po' di più. Sta un po' passare il tempo. Perché... Infatti, esatto, tra l'altro in gara è vietata. Se tu fai una gara a cronometro... Non puoi utilizzare la musica perché... Dà un beneficio sì. Alla prestazione. Ascolti questa è una cosa che ti piace. In tanti non sanno. Sì, è vero. Diciamo puoi che... essere squalificato. Sì. Diciamo che tu sei seguito dalla Miraglia, il direttore sportivo che ti parla alla radio, volendo potrei mettere su un po' di musica. Però insomma non si può fare. Decisamente. Ti aiuta a sentire meno... La fatica ti anestetizza un po', sì. Poi non è la sensazione non è esagerata, però c'è, hanno però dimostrato c'è che sì. C'è. Laura, meno qua. Di un minuto e mezzo. Brava, sempre sul pezzo, Laura, così.
Poi bisogna stare concentrati perché sta salita non è finita. Siamo a metà, dai. Non è finita proprio per niente. Mamma mia quanto sudo. 50 secondi. Allora, concentrati, mentalizziamoci già al prossimo step. Devi prepararsi psicologicamente, cioè 6 minuti già proiettato. Ricordiamo 6 minuti livello 7. Brava. Quindi tra poco parte il countdown che lancerà Laura. Ma sei esperta in countdown? Sì, sì. Ti rubo il ruolo. Bravissima. Ci siamo quasi, 10 secondi. Tre, due, uno, 6 minuti in soglia. Livello 7. Mi raccomando ragazzi, dovete mantenere questa intensità, quindi se per voi è troppo, vedete che state saltando per aria, riducete un attimo, non è, nessuno vi punta una pistola alla testa. Tanto lo so che state sudando, non state battendo la fiacca. Si fa fatica uguale. 80 pedalate, tranquilli, sereni. Durante la stagione voi i rulli li fate per come riscaldamento per le gare a crono? Sì. Oppure sì, cronometro, che sia crono squadre, crono scalate, crono individuali, ma anche magari prima di una gara che parte in salita magari stai per scaldarsi e non partire a freddo. Ah, continua, poi devi parlare. Faccio parlare a te perché fa 168 batti. Sì, sì. Ma ti battiti magari hai? Ti battiti adesso? 155. Che miseria, sì, va. Bassetta. Di natura, dai. Di natura, sì, stai proprio. Sì, sì. Battiti bassi di tuo. Perché ti vedo che stai sudando, eh? Non come me. No, non sono fresca come me. Faccio abbastanza. Mi faccio abbastanza schifo però. Comunque sì, magari nelle corse a tappe principalmente. Quando c'è una gara in salita, una tappa che parte in salita, si tende a fare dei rulli per partire calde e non soffrire. Dai, ponte via. Che è uno sforzo molto violento. Devi essere subito reattiva perché facci differente fuori soglia dall'inizio. Sì. Soglia fuori soglia. E poi se la prova è corta rischi di pagare lo sforzo. Se la prova è molto lunga si parte magari più piano però. Ma certo. Noi siamo quasi a metà. Allora c'è una buona notizia che devo darvi. Finito questo step ci saranno 2 minuti di recupero proprio intensità 1, una sciocchezuola, una roba da ridere per recuperare, perché poi inizia un altro mezzo tour de force. Sì, però diverso rispetto a quello diverso, di più corto, quindi saranno degli step da 1 minuto a massima intensità a tutta con 3 minuti di recupero alternato per 2 volte e poi ci andiamo dietro, non sì. Bruciamo in le tappe. 2 minuti e mezzo. Guarda com'è pimpante la Laura, sento proprio dal timbro di voce. Sento la brillantezza proprio, la lucidità, cosa no, che io non ho no. più. No, dai. Cosa che io non ho.
sembro un San Bernardo con l'asma. Quindi, no dai, non esagerare. No dai, sei di peggio. Comunque, due minuti alla fine dello step. Che ben arieggiato qua. Sì. Se non avessimo i ventilatori, io sarei già collassato. No, ma quello anch'io. Per fortuna. Bere, 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 mi raccomando. Sì. Laura, bevi un po'. Tanta pedalata, sempre. Cioè, intanto meno di un minuto e mezzo. Se non quando siete 83-84 non muore nessuno. Non fissatevi esageratamente essere a fare i precisini. Vediamo sempre dei valori indicativi. Io sono 83 pedalate. Io 78. Va benissimo, Laura. Laura, un minuto. Ehi, sì. Ridendo e scherzando, siamo arrivati a un minuto dalla fine dello step. Possiamo dire che adesso questa salita scollina. Vediamo la luce. Esatto. Stiamo scollinando. Per due minuti sarà discesa. 30 secondi. Vai col countdown. 10. Vai col countdown. 5, 4, 3, 2, 1. 2 minuti di recupero. Quindi accompagniamo i pedali, ragazzi. Non guardate pedalate, non pedalate. Cioè, fate girare le gambe e trovate. Recuperare. La cadenza giusta per recuperare. Sì. Cioè, è come se fossimo in discesa, cioè un falso piano. Sì, devi un po' pedalicchiare, ma girare poca le gambe, roba. Sì, no. Sì, volateci i pedali, tranquilli. Allora, tanto che recuperiamo, andiamo a vedere cosa ci aspetta. Finito questo recuperino, perché è un recuperino, 2 minuti, sì. Poca roba. Un minuto a tutta, cioè a tutto, come se non ci fosse, come se il domani non livello esistesse. Livello 10. A tutta. A tutta. Poi, un bel recuperone, 3 minuti, a 1, intensità 1, recupero totale. Poi, un altro minuto a tutta, alternato con 3 minuti successivi di recupero, un minuto ancora a tutta, però dopo questo minuto a tutta ci sarà 30 secondi solo di recupero, sì. Un altro minuto a tutta, 30 secondi di recupero, poi un minuto intensità 7, un altro minuto e 30 alla morte e poi abbiamo finito. Rimangono gli ultimi 3 minuti, ma ci arriviamo. Recupero, sì. Date pazienza. Allora. Qua 30 secondi. C'è un po' di tensione. 20 secondi. Sì, una bella parte minuto, intensa. Ma mancano 15 secondi al minuto. A tutta, a 100 pedalate al minuto. Ai 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 ai, questo fa male. Sì. 5, 4, 3, 2, 1. Ale, 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 ale. Secondi.
Stop. Stop. Aiuto Laura. Sto collassando. Ecco, ho fatto un errore. Sono partito troppo di cattiveria. Bisogna aumentare gradualmente. È un minuto solo, è vero. Però se si parte una sculata cattiva, poi non si tiene l'intensità. Giusto o sbaglio? Sono pienamente d'accordo. Vedo, ti vedo provata, anche a te. Questa fa male, eh? Anche tu stai soffrendo un po', eh? Questa ha fatto male. Questa ha fatto male. Ha fatto male anche a Laura. Posso immaginare chi ci segue ed è ancora meno in forma, meno in condizione atletica di noi. Mamma mia. Adesso recuperiamo bene. Adesso sto andando a 80 watt. Anch'io. Una tantina di watt anche a te. Sì, una brava, tranquilla, si recupera. Sfruttiamo questa leggera discesina. Sì. Che dobbiamo farci male. Anche perché adesso ci siamo in un mangia bevi. Una bella infarinatura di quello che sarà. Sì. Perché adesso finiti questi tre minuti c'è un minuto alla morte di nuovo, eh. Sì. C'è lo stesso minuto che abbiamo fatto adesso. Trasfigurati dallo sforzo, brutti, cioè io brutto, tu per fortuna rimani sempre carina anche sotto sforzo, ma questa roba brutale verrà ripetuta tra un minuto. Tra un minuto? E non chissà quanta, un minuto. Siamo un minuto da un'altra sofferenza brutale. Bisogna essere un pelo masochisti per stare in forma, o no? O sbaglio? No. Un pelino. Un pochino. Un po' masochisti. Un po' sì. Bisogna sapersi fare del male. Noi aiutiamo, ci la, piace gente, noi aiutiamo la gente che ci guarda a farsi del male, perché da solo magari non ci riuscirebbe senza la compagnia. Quindi, tra 30 secondi. Oddio, paura. Quindi partire in progressione, non troppo brutali, sì. Non troppo cattivi. Non è una volata di 100 metri. No. Minuto a tutta tra 10. Tu? 5, 4, 3, 2, 1, via. Ale, ale, ale. Trenta secondi. Dieci. Cinque. Tre. Due. Uno. Pizzicano un po' le gambe. Questo è normale. Non pizzicano solo a me le gambe. No, no. Sono proprio l'unico. E se ne abbiate un attimo la vista. Tu ci vedi là. Tre minuti adesso in recupero come prima. E dopo? Cosa c'è dopo? Dopo bella tosta. Abbiamo un minuto. Di nuovo. Come adesso. Solo che al posto che 3 minuti di recupero successivo abbiamo solo 30 secondi. 30 secondi, cioè è un soffio, niente, cioè, per due volte. Io neanche in 30 secondi non mi siedo neanche sul divano, non è neanche il tempo di sedermi e stendermi sul divano. Cioè, come fai a concepire un riposo di 30 secondi? È inumano. Sì.
Comunque. Siamo ancora questi 2 minuti. Siamo qua. Sì. Bisogna finire l'allenamento. Sì. Io non voglio sembrare il lamentone, poi. Però è stato un attimo di sfogo. Però in effetti. Provocato dalla fatica. Laura, scusa, mi sentivo demotivato in questo frangente, però 30 secondi di recupero non. Sono pochi. Non capisco. Perché poi, cioè, recuperi non per fare una roba a intensità 5, no. No. Per fare un minuto a 10 di nuovo, tutta. Quindi è quello che mi manda. Impegnativo. Mi manda fuori di testa. Difficoltà, cioè. Vabbè, comunque. Diciamoci la verità, manca anche poco, no? Abbiamo ancora 9 minuti. Sì. Poco più di allenamento. Il grosso è stato fatto. Il grosso è stato fatto così. Dai. Vuoi dire una frase di incoraggiamento a chi sta soffrendo con noi? Tipo, non mollate, dai, è quasi fatta. Ragazzi, fra poco spiana. Tra poco, cioè, c'è ancora un po', no? Tra un po' spiana. Riprendiamo la concentrazione. Mancano 40 secondi al minuto a tutta. Dovete concentrarvi nello spingere alla massima intensità, controllandovi, cioè andate, crescete un po' alla volta. Se partite per fare una volata da 50 metri, vi piantate, non finisce più il minuto. Già ci facciamo male, così ci si esatto, fa più male. Esatto, facciamoci male in una maniera corretta. Allora, prego, countdown, 10 secondi. Due, uno, ale. Cinque. Due. Uno. Ah, ragazzi, 30 secondi. Fa malissimo. Questi sì. 30 secondi, poi abbiamo un altro minuto a tutta. Oh, leggo bene o no? 10. 9. 8. 7. 6. 5. Oddio. 4. 3. 2, 1, Ale. Uno. Stop. Laura, a me pizzica un po' le gambe, so te. Che a me. Concentrati. Tra 15 secondi, un altro step. Da un minuto. Giusto, Laura? A livello 7. Un minuto. 4, 3, 2. 1,
A 7, non a tutta, eh? A 80 pedalate. Non a tutta. Questa è soglia piena, soglia. Non a tutta perché poi ci aspetta un minuto e mezzo. A tutta. L'ultimo. Esatto. Quindi è uno step successivo tremendo, terribile. Allora, 10 secondi. Mamma, il minuto e mezzo a tutta. 5, 4, 3, 2, 1. Un minuto e mezzo a tutta. Ale. Dieci. Cinque. Quattro. Tre. 2, 1, 3 minuti di recupero. Allora, ce l'hanno sbagliata, la grafica qua sotto era sbagliata, non era 1:30 ma era un minuto. Adesso si recupera, 3 minuti accompagnando i pedali. Però è meglio così, quando ti dicono 1:30 tutta. E ti aspetti. Poi, alla fine scopri che è solo un minuto. Sì. Quindi è tutto, mentalmente è una manna dal cielo. Fantastico, diamo scusa ma non penso che sarete arrabbiati per questo penso errore. Che ci sono, più sono quegli errori che fanno comodo, positivi, no? Sì. Che allora, piacciono. Gli errori che piacciono, esatto. Allora, andiamo con il defaticamento. Ovviamente una volta finito, stiamo defaticando 3 minuti, però se qualcuno ha bisogno di pedalare di più, magari fare anche 10 di minuti di defaticamento, ci sta, eh? Ci sta assolutamente. Cioè, finire così di botto non è proprio il massimo. Decisamente no. Cioè, magari a chi bastano 3 minuti, a chi 7, a chi 10. Sì, sì, ma prolungate un po', non c'è problema. No. Sinceramente non so se dopo una tabella del genere qualcuno abbia ancora la voglia, la grinta, la forza per fare un'altra tabella guardando i nostri allenamenti qui su YouTube. Non penso. Non lo so, però magari c'è qualche eroe che vuole provare o no. Non si sa mai. Noi non siamo tra quelli, cioè, finito questo. No, ci basta. Laura, grazie mille per averci fatto compagnia. Grazie a voi per l'invito. È stato un piacere avere fare questo allenamento in compagnia. Una ragazza carina e simpatica che fa sentire un po' meno la fatica. Se te vieni con una bella ragazza, muori lo stesso, però hai quel buon umore, cioè ti distruggi con il buon umore. Stare in compagnia fa sempre passare di più la fatica. Sì, ma quando sono con Giorgione però non mi passa così, non so il buon umore, cioè sono lì che soffro come un cane e non sono felice. No, scherzo. Però insomma, non avete capito. Quindi mancano 40 secondi al termine. Ti vedo sudata però anche dall'inizio. Sì, ci hai messo un po' a carburare, a sudare, però alla fine sì. Ovviamente non abbiamo hai il lago. Sudacchiato. Sì, io ho sudato su se c'è un lago qua sotto, come sempre. Tu hai sudato meno, però la fatica l'hai fatta tutta. Ragazzi, è stato un piacere. Se vi è piaciuto potete riguardarlo più volte, in questo caso. Per avere qualcuno in compagnia, mentre metti il canale di GCN, mentre fai questo allenamento. Se vi è piaciuto comunque potete, oltre a riguardarlo, potete mettere like, ovviamente. Quindi mi raccomando. Assolutamente. Saluto, ciao a tutti, buone fatiche a tutti. In questo momento buona invernale, buona fatica a tutti. Ciao. Ciao.